Buon pomeriggio amici Ortica Social, consueto appuntamento del lunedì con Sua Eccellenza il Calcio, la 29esima puntata, la 66esima in assoluto da quando esiste questo programma. Io dico sempre, noi facciamo trasmissioni interessanti che ci piace condurre. Questa volta abbiamo un motivo veramente in più perché lo abbiamo inseguito tanto, lo abbiamo ricercato. Io lo ringrazio perché si è fatto 2 ore e passa di macchina per essere con noi, il direttore sportivo dell'Insieme Formia, Filippo Di Marco. Grazie veramente di essere con noi. Grazie a voi, è un piacere essere qui. E poi come sempre con me il mister Marco Scorsini. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Gianni, un saluto a tutti i nostri videoascoltatori e un grazie particolare al direttore della sua presenza e un grazie veramente di cuore dei tanti chilometri che ha percorso per stare con noi. Grazie ovviamente alla società del Formia, al presidente, a tutti i dirigenti, alla detto stampa che si sono prodigati per questa presenza con noi. Ecco, questa trasmissione sarà un po' particolare perché questa volta dedicheremo ampio spazio all'Insieme Formia, sia perché ha vinto la Coppa Italia di eccellenza, un trofeo importantissimo, sia perché è una squadra storica. Io così, ho studiato, insomma, il Formia è stata fondata nel 1905, parliamo veramente di un club importante del calcio regionale. Parleremo di quel girone B e poi ovviamente affronteremo anche il discorso del girone A. Allora direttore, noi lo sai che l'abbiamo inseguita, l'abbiamo cercata, passo indietro, lei arriva a inizio stagione, a settembre, in una società che veniva da una retrocessione, aveva comunque avuto dei problemi. Voi avete quest'anno 2 obiettivi, quello della salvezza che vi aveva chiesto la presidenza in un campionato molto difficile e poi provarci in Coppa come fanno un po' tutti quanti. E insomma, voi siete matematicamente salvi, questo possiamo dirlo, avete vinto la Coppa Italia, possiamo dire missione compiuta veramente? Sì, è stato un percorso importante, l'obiettivo primario è sempre stato quello della salvezza senza patemi d'animo all'inizio, ci siamo riusciti, poi c'è stata la ciliegina della Coppa Italia che ci ha permesso di fare un bel percorso importante di crescita soprattutto sia per la società ma anche per i nostri calciatori che sono dei calciatori giovani, hanno fatto un'esperienza importante ed è stato bellissimo fare questo percorso. Ecco Marco, tu conosci a fondo, cioè hai giocato e allenato le squadre del Lazio del Sud, come le chiamiamo sempre noi, Formia, piazza importante, piazza che ha fatto anche la Serie C2, tifoseria caldissima, come diciamo sempre, facciamo questo discorso spesso anche per il Sora, no? È una piazza che meriterebbe probabilmente ancora qualcosa di più, forse il calcio professionistico. Sì, è una piazza meravigliosa sia perché è una piazza di calcio, sia perché ha fatto campionati importanti. Quando parliamo di Serie C al Formia faccio un tuffo nel passato da calciatore perché tante sono state le battaglie quando arrivavo al Perrone e uno stadio sempre gremito di tanti tifosi e non era mai facile tirare fuori una vittoria. Anzi, un anno il Formia nel girone C della C2, a quel tempo era la C2, quando stavo alla Cavese, si giocò un qualcosa di importante, forse fu il picco massimo con Mister Sibiglia, si giocò la C1 fino alla fine, noi alla Cavese arrivammo terzi, quell'anno non c'erano i playoff, ancora non c'erano i playoff, c'era il primo e secondo posto e mi ricordo un 1-1 a Formia con la Cavese con 1500 tifosi della Cavese dietro, è uno stadio tutti formiani, una cosa meravigliosa. Quindi Formia mi ricorda sempre il calcio che fuma, il calcio vero, il calcio importante e purtroppo, come spesso capita quando si fanno campionati di un certo livello, poi si cade nei dilettanti, si cade in difficoltà e penso che soltanto con l'aiuto, è vero che a Formia questa situazione non l'hanno vista subito bene, questa fusione tra l'Insieme Ausonia e il Formia, ma grazie a quel titolo lo scorso anno il Formia, anzi 2 anni fa il Formia andò in Serie D, ha avuto la possibilità di fare 2 campionati di Serie D e come spesso capita si ritorna nel massimo campionato regionale e non è mai facile ritornarci da protagonista dopo una retrocessione. Io che stamattina ho studiato, ho fatto i compiti, confesso, il campionato che dice Marco è il 92-93 quando il Formia si giocò con la Juve Stabia fino alla fine la promozione,
Questa è una società che, nonostante tante traversie, nel 2006-2007 ha vinto la sua prima Coppa Italia di eccellenza, peraltro in una cornice molto bella contro la famiglia Civita Castellana. Recentemente ha vinto la Coppa, peraltro, ecco, noi abbiamo fortemente voluto un esponente dell'insieme Formia, perché riteniamo che l'impresa di questa squadra di aver vinto la Coppa Italia contro la Luiss meritasse ancora più di essere celebrata. Forse poco, troppo poco, soprattutto a Roma e dintorni, è stata esaltata questa impresa. Ecco, direttore, merito dell'allenatore, merito della squadra, però voi avete veramente una grande arma in più, e lo hanno dimostrato anche ad Artena, incitandovi fino alla fine, che sono i vostri fantastici tifosi. Allora, diciamo che la fame di calcio, il calore e l'affetto che c'è da parte della gente formiana e del tifo formiano non è cambiato minimamente dai tempi del professionismo, come dice il mister. Anzi, c'è ancora più voglia, c'è ancora più... si freme per raggiungere ancora altre vittorie. È questo che io ho notato da quando sono arrivato a Formia, che c'è voglia di vincere, c'è voglia di lottare per qualcosa di importante. E quest'anno è stato un anno di programmazione, è stato un anno in cui il presidente, giustamente secondo me, dopo una retrocessione, ha deciso di stare calmo, di rifondare, di inserire persone giuste al posto giusto, di stare tranquillo e di iniziare un percorso. Quest'anno ci ha visto protagonisti in Coppa Italia e ci ha visto mantenere la categoria, mettendo giù le basi per un percorso più, secondo me, più roseo, con delle certezze che ad oggi abbiamo, cosa che quando, diciamo, sono arrivato io non avevamo. E questa cosa, secondo me, ci permette di lavorare in futuro con più serenità, ma soprattutto per dare quello che preme a me e alla società, più soddisfazioni possibili a questa gente che veramente se lo merita, perché sono persone eccezionali. E poi mi riaffaccio sempre a quello che dice Marco, il mister Marco Scorsini, che a Formia bisogna tenersi stretto il nostro padron, perché il padron Alessandro Anelli è una persona che mi fa rivivere quelle emozioni che io da calciatore ho avuto con presidenti importanti quando facevo il calciatore, che, diciamo, non ho avuto una carriera, diciamo, così spumeggiante a livello professionistico, però ho avuto presidenti importanti, sono stato in piazza importanti, e il padron è una persona che mi fa rivivere quei momenti, perché è una persona che parla poco, ma è una persona che ti dà una motivazione per veramente arrivare a lavorare il giorno con la bava alla bocca e stare e dargli e dedicare a tutto l'ambiente delle grandi soddisfazioni. Quindi tutta Formia, secondo me, deve tenersi stretto il nostro presidente, aiutandolo, coccolandoselo, perché comunque è una persona che vive di emozioni, e come le emozioni che ci ha regalato quest'anno dopo una delusione importante come quella dell'anno scorso. Insomma, Marco, ce ne fossero di presidenti come Anelli? Ma mentre parlava il direttore, facevo riferimento al mio, quello dell'Avezzano, che è una persona passionale, un presidente vulcanico, un presidente competente, competitivo, un presidente che sono 12 anni che investe capitali suoi per la sua amata Avezzano, per la squadra del cuore, e spesso non è mai non è mai amato, anzi non è amato, ed è incredibile questa situazione. Quindi io dico che quando si ha la fortuna di avere un patron che investe, che ci mette tanto del suo, che mette tanto tempo a disposizione e lo toglie alla famiglia, lo toglie al proprio lavoro, ed è il primo tifoso, io penso che bisogna tenerselo stretto. Io condivido in pieno il concetto. Colgo l'occasione per ringraziare chi ci ospita, lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale a Ladispoli. Questa città, peraltro, lo sapete, reduce dalla invasione allegra di migliaia, quasi 100.000 persone in occasione del weekend per la Sagra del Carciofo. Io li ringrazio veramente, ormai sono i nostri studi televisivi, veramente la location più bella per questo programma. Allora, dopo aver dedicato un'ampia parte iniziale al Formia, del quale poi torneremo a parlare, perché io poi me la tengo, ma il direttore prima a microfoni spenti ci ha dato una chicca di quelle proprio belle belle, che noi ci auguriamo poi possa trovare concretizzazione, ma ne parliamo più avanti.
Ho detto partiamo dal girone B, che poi è terra di conoscenza del direttore dell'insieme Formula, e diciamo nel girone B ormai si sta delineando un pochino tutto quanto, sia in testa dove da tempo il Sora, da prima di Pasqua il Sora ha vinto il campionato, il Certosa ormai ha due piedi e mezzo nei playoff e resta fuori poi dai playoff, salvo ribaltoni clamorosi nelle ultime due giornate, forse una delle squadre che era considerata favorita, il Colleferro. Allora Marco, girone B, ormai possiamo dire i verdetti ci siamo e i nostri amici del Certosa hanno, possiamo dirlo, ormai loro faranno tutti gli scongiuri, hanno fatto il miracolo di arrivare secondi. Beh, vanno i miei grandi complimenti, perché arrivare, giustamente ancora mancano due giornate alla fine, hanno 5 punti di vantaggio sulla terza che è il Colleferro, quindi ormai manca soltanto la certezza matematica, penso. E arrivare secondi in un girone composto da grandi corazzate, arrivare secondi in un girone dove ci sono 4-5 realtà che hanno speso il quadruplo del Certosa, penso che bisogna soltanto fare i complimenti alla società, al direttore, al mister, ai calciatori e soprattutto a tutto il Certosa Calcio, che con programmazione, con attenzione e soprattutto con tanto sudore si è ritagliato e si sta ritagliando una pagina importantissima in questo girone B di eccellenza, che a mio avviso quest'anno era molto più difficile del girone A. È una mia sensazione, una mia teoria, ma una mia certezza, perché ho allenato in tutte e due i gironi, quindi conosco le difficoltà del girone A, ma conosco anche le tantissime difficoltà del girone B, e quest'anno investimenti come Sora, Colleferro, Anagni, Terracina, sono investimenti pesanti che secondo me nel girone A soltanto Unipomezia e forse Civitavecchia hanno realmente fatto. Oh, intanto io sapevo, quando noi avevamo annunciato più volte con i trailer la presenza del direttore sportivo Filippo Di Marco, stanno piovendo tantissimi commenti e complimenti. C'è Patrizio De Rosa che fa i complimenti al direttore Di Marco dicendo che ha lavorato sempre con professionalità e ora si spera di dare larga ai giovani. Ecco, poi lei in realtà, direttore, larga ai giovani l'ha sempre dato, no? Ma è un po' la mia prerogativa, diciamo che da quest'anno subito c'è stata anche la vendita alla Lazio di Leonardo Campagna, che è un ragazzo che aveva iniziato con noi, inizialmente doveva fare la Juniores, poi si è fatto strada, ha fatto 15 presenze da titolare in prima squadra e è stato ceduto alla Lazio. E questo è un altro motivo per cui vado sempre a dire che i giovani sono la base, sono il futuro, per cui uno deve sempre investire e bisogna avere pazienza, perché comunque la mentalità, come ben sa il mister, è cambiata rispetto a quella di prima. Hanno bisogno di più pazienza, hanno bisogno di essere coccolati di più per arrivare a degli obiettivi, altrimenti sarebbe troppo facile, no? Andare a tagliarli subito al primo errore. Io sono del parere che comunque sui ragazzi ci vuole pazienza, bisogna investirci e bisogna avere tanta lungimiranza. Questa è la cosa che noi quest'anno a Formi abbiamo lavorato bene, grazie anche al mister della Juniores regionale, Giuseppe Anelli, che sta facendo con la Juniores un lavoro incredibile. Cioè, veniamo da una situazione veramente di emergenza con la Juniores per via di infortuni, per via di influenze, ma nonostante tutto il mister è riuscito a dare quell'entusiasmo, quella carica ai ragazzi che ci permette comunque di disputare ogni partita sempre al massimo livello. Quindi questo è un merito a lui, perché vede il calcio come lo vedo io, nel senso che bisogna investire sui ragazzi, ci si bisogna dedicare e bisogna dargli tanta, tanta fiducia. Per me è motivo di grande soddisfazione e di grande orgoglio lavorare in questo modo. Allora, io vedo che tra le tante domande ce n'è una che mi permette adesso di annunciare quello che avevamo detto prima, questa sorta, chiamiamolo scoop, insomma. Allora, il nostro telespettatore Simone Scotti, che suppongo sia tifoso del Formia, che dice: l'anno prossimo il Formia deve vincere il campionato perché giustamente ha ragione, non merita l'eccellenza.
Allora, direttore, al di là dello squadrone che voi andrete a costruire, immagino da settembre, vabbè, però iniziamo, c'è una possibilità. Non iniziamo. Però c'è una possibilità piccola, però che regge in piedi, che il Formia potrebbe invece da settembre, ripeto, solo teoria per ora, disputarlo il campionato di Serie D. Ma noi, come è carattere del nostro presidente, non lasceremo nulla al caso. Nel senso che la domanda di ripescaggio comunque noi la faremo e cercheremo in tutti i modi di riprendere la categoria. Ci proviamo, tanto alla fine non, è una cosa a cui noi crediamo. Se non dovesse essere, testa bassa, pedaliamo per lavorare per il futuro e allestire al meglio una rosa competitiva che ci possa far meglio di quello che abbiamo fatto quest'anno in campionato. Ripeto, quest'anno ci siamo arrivati per un soffio, perché passando il turno dei quarti, non dico matematicamente, ma quasi potevamo essere ripescati in Serie D. Dispiace non esserci arrivati al ritorno con il campo basso in una formazione al completo, perché sicuramente ce la saremmo giocata a viso aperto e sinceramente sarebbe stata una bellissima partita. Però l'unico rammarico è quello, ma comunque è stato fatto un grande lavoro e quindi va merito a tutta la società che ci ha sempre supportato. Io mi permetto di aggiungere che, visto che dalla Serie D potrebbero scendere varie squadre laziali, ma molte del Lazio del Sud, ci potrebbe essere un ingolfamento addirittura nel girone meridionale di eccellenza, e chissà che forse il Formia non possa essere ripescato. Io, nel salutare il mio omonimo Palmieri e Pallock Subbuteo, colgo l'occasione per raccontarvi una cosa simpatica accaduta mercoledì. Noi mercoledì l'avevamo annunciato, abbiamo accettato l'invito dei dirigenti del Certosa, che ringrazio, siamo andati ad assistere a Certosa Sora, peraltro partita molto bella. E lì, oltre a essere accolti in maniera splendida dal mister Russo, dal direttore sportivo Michesi, dal presidente e da tutti quanti, abbiamo visto la partita a 4 metri di distanza dai tifosi del Sora, tra i quali c'era Pallock, che saluta il nostro telespettatore, Pallock Subbuteo. Non vi so spiegare perché si chiama Pallock Subbuteo, perché ci metterei mezz'ora. E la cosa che ci ha fatto piacere è che veramente anche i tifosi del Sora, che sono tanti, sono calorosi, così come quelli del Formia, hanno capito lo spirito di questa trasmissione, che vuole dare spazio a realtà che spesso sulla grande stampa non esiste, che spesso varie televisioni non considerano perché pensano che il calcio dilettantistico nasca e muoia all'interno del raccordo anulare. E quindi essere festeggiati dagli ultras del Sora, ecco, soprattutto per me, che poi sono cresciuto in Curva Nord, a vedere la Lazio non l'ho mai nascosto, ha fatto veramente piacere. Su Pallock e su Subbuteo aggiungo soltanto una cosa, che spesso si dice che i tifosi sono persone così, persone particolari. Pallock e su Subbuteo è un artista, ci ha raccontato che fa delle cose meravigliose con le miniature. Io gli ho anche detto un giorno, quando magari nella prossima edizione, quando ricominceremo se di vuole a settembre, lo spediamo anche in studio, perché questo dimostra che non è vero che chi va sugli spalti, chi si mette una sciarpa al collo, è soltanto identificato in un certo modo. Non è vero, si può essere artisti, si può essere persone anche di cultura e persone garbate. Io la gentilezza che ho ricevuto sia dai dirigenti del Certosa, non avevo dubbi, che dagli ultras del Sora, è qualcosa che mi ha fatto veramente piacere. Ha ragione Patrizio De Rosa, è vero, abbiamo invitato uno dei massimi dirigenti dell'insieme Formia e gli ascolti si sono impennati, ma non avevamo dubbio. Peraltro poi alla fine vi devo ringraziare, perché anche la puntata prima di Pasqua ha avuto un picco di ascolti clamoroso. Allora Marco, abbiamo toccato un tasto importante, che ci sono chi ha ucciso il campionato, che è il Sora, c'è chi come il Certoso un po' a sorpresa è un passo di andarsi a giocare poi la promozione in Serie D e playoff nazionali, e poi se nel girone A la grande delusione è stata l'Unipomezia, nel girone B è soltanto uno, il Colleferro, che ieri si è preso la soddisfazione di andare a vincere a Sora, anche se probabilmente sono 3 punti che potrebbero non servire. Veramente inspiegabile questo Colleferro, per gli investimenti, come diceva il direttore, perché è in panchina un signor allenatore, perché ha una squadra ottima. È veramente l'anno del rammarico, possiamo dire, per il Colleferro. Sì, c'è grande rammarico, anche perché penso che come quest'anno
il Colleferro non aveva mai investito negli ultimi tempi, anche se è una società che sta cercando in tutti i modi, con tutte le forze e con tutto quello che ha a disposizione per saltare questo fosso dell'eccellenza. Questa è la dimostrazione che il bello del calcio non è detto che chi investe tanto vince e chi programma e lavora in maniera oculata non può competere, anzi nei due gironi la dimostrazione di chi investe tanto non vince c'è stata clamorosamente, come c'è clamorosamente nei due gironi delle risultanze importanti di chi ha programmato come il Certosa e di chi ha lavorato negli anni come la Boreale, con un settore giovanile all'avanguardia, con spese minime è riuscita e sta riuscendo a fare un campionato da protagonista assoluta, anche se poi purtroppo è inciampata nelle ultime curve, ma ci poteva stare, e questo però è il bello di questo campionato. Il campionato di eccellenza è diventato negli ultimi anni un campionato complicatissimo da vincere. E allora io vi ringrazio, perché la trasmissione veramente la state facendo voi. Direttore, lei è gettonatissimo. Allora, altro tifoso del Formia, suppongo che Gianluca Caredda, e io qui non so se il direttore andrà a rispondere. Comunque questo tifoso del Formia, che penso sia una curiosità che hanno molti, le chiede, direttore, è specifico, quanti e quali calciatori dell'insieme Formia saranno riconfermati per il prossimo campionato? Allora, io sono abituato sempre per mia indole a confrontarmi sempre con il presidente per qualsiasi decisione deve essere fatta. È proprio un mio modo di lavorare, perché voglio che la società, io sono sempre presente sia mattina che pomeriggio, la mattina in ufficio, pomeriggio sono sui campi per gestire un po' tutta la situazione, ed ogni cosa che vado a fare, ogni cosa che andiamo a progettare viene sempre informato prima al presidente. Quindi io ho le idee chiare, so quello, qual è la strada che bisogna percorrere e quali calciatori bisogna riconfermare e quali no. A seconda poi del rendimento che comunque hanno avuto. Posso soltanto dire che non mi posso sbilanciare in questo momento, perché devo parlarne ancora con il presidente, però posso dire soltanto che abbiamo una buonissima base per poter improntare una squadra buona che ci possa far divertire. Sempre con il volere del presidente, perché ripeto, per me il padrone Anelli è un punto di riferimento, perché se sono state fatte cose importanti quest'anno, ripeto e lo ripeterò sempre, è merito suo, perché è il primo ad arrivare la mattina in ufficio, l'ultimo ad andare via, è il primo a mettersi con la macchina davanti al pullman quando andiamo in trasferta e l'ultimo a lasciare il campo quando o si vince o si perde. Quindi ripeto, io ho massimo rispetto per il nostro presidente, ed ogni cosa io la vado ad affrontare insieme a lui, sempre e comunque. Ecco, direttore, abbiamo detto che, come diciamo giustamente con Marco, Colleferro è la grande delusa di questo girone, però le chiedo, soprattutto viste le previsioni di inizio stagione, secondo lei Colleferro a parte, qual è la squadra che forse si aspettava di trovare al vertice e invece non si è mai inserita fra le tante favorite che c'erano? No, diciamo che più o meno è stato rispettato un po' quello che pensavo, qualcosina di più il Colleferro sicuramente, per la qualità dei giocatori che ha, per quello che comunque ha investito anche nell'allenatore, per la qualità della squadra. Sicuramente ad un certo punto ho pensato sicuramente il Colleferro arriverà dopo il Sora, invece il Certosa è stato più costante, è stata costruita una squadra più quadrata rispetto a che è quello che richiede la categoria. Noi l'abbiamo affrontato in casa in una situazione, diciamo, di emergenza. All'andata abbiamo vinto in casa loro 3-0 facendo una grandissima partita, però loro sono stati più costanti nel loro cammino, hanno avuto, diciamo, la continuità dei risultati e nelle ultime partite hanno dimostrato di essere una squadra veramente forte, quindi hanno tutti i meriti per stare lì sopra. Io peraltro aggiungo un particolare, che mercoledì poi, quando siamo stati ricevuti nella segreteria del Certosa Calcio, mi sono permesso di fare una domanda che poi si pongono tante persone, perché sapete che a Roma c'è un problema forse che si trascina da 60-70 anni, che è quello degli stadi. Ho chiesto ai dirigenti del Certosa, nella
augurabilissima ipotesi che vincano i playoff e siano promossi in Serie D, dove andrebbero a giocare, e loro mi hanno confermato che si giocherà nello stadio del Certosa, perché sono già pronti a costruire un'altra piccola tribuna per rendere la capienza ancora più grande, separare tifosi ospiti dai tifosi di casa, e quindi se il Certosa, gliela auguriamo, fosse promosso in Serie D, si giocherebbe allo stadio di via Centocelle. Quindi fugati anche i dubbi su questo tipo di discorso, forse sono altri club di Roma che hanno problemi sugli stadi, ma ne parleremo dopo. Allora Marco, se in testa è praticamente tocchino ferro quelli del Certosa, tutto deciso, anche in coda ormai per i playout ci siamo. Sì, ma non è ancora tutto deciso, perché c'è da stabilire ancora la griglia precisa, c'è da valutare anche qui come nel girone A ci potrebbe essere un play-out che non si disputi per la questione degli 8 punti di distacco, mentre è molto più probabile che si disputi il play-out quintultima contro quartultima, perché c'è poco distacco tra Audace in questo momento ed Itri. È chiaro che le ultime due gare ci sono 6 punti a disposizione. Questi 6 punti potrebbero servire, parlando tra la sest'ultima e la terz'ultima, ovvero tra il Vicovaro e la Vigor per Conti, potrebbero più servire alla Vigor per Conti per abbattere il gap dei punti che al Vicovaro per cercare situazioni di scappare dai punti per allontanarsi della Vigor per Conti. Quindi io penso che al contrario del girone A, nel girone B un play-out minimo ci sia. E la Luis, che dopo la sconfitta in Coppa chiaramente stava perdendo terreno, ieri si è quasi tirata fuori. Ieri è andata a fare lo scherzetto ai nostri amici del Formia. Ripeto, era un'ulteriore rivincita della finale di Coppa Italia. La Luis si è presa 3 punti importanti che gli permettono di stare serena e tranquilla per le ultime partite. Il Formia era sereno. È chiaro che secondo me l'anno prossimo, visto che poi il comitato regionale ci regala sempre sorprese sui gironi che verranno formati, però non penso che Formia, Anagni, Gaeta e Colleferro, ma forse Colleferro potrebbe gira fare qualche volta il girone A come cambio, però non penso che Anagni, ripeto, Formia, Gaeta possano fare il girone A. Quindi io penso che queste 3 squadre si candideranno a recitare un ruolo di protagonista assoluto in questo girone. Sempre per rimanere sul girone B, Dittore, lei sa che poi ci segue, lei sa che c'è una squadra nel girone B che è seguita con un occhio particolare da questa trasmissione. Sto parlando della Anagni, che alla fine è arrivata a 46 punti, si è tirato fuori. Ecco, anche la Anagni è una piazza che forse meriterebbe, anche per la storia, meriterebbe qualcosa in più. Ma è una piazza importante, comunque loro hanno pagato un pochettino gli sbagli iniziali, no? Nell'allestimento della rosa, non so che cosa non è andato all'inizio, però comunque erano un po' in difficoltà, poi dopo si sono rimessi in moto, hanno rifatto una squadra praticamente da capo, e oggi comunque hanno una posizione di classifica buona per quello che è la qualità della squadra, perché comunque davanti hanno giocatori di qualità. Diciamo che il reparto avanzato è quello più forte che hanno in assoluto della rosa, quindi è meritatissima la posizione di classifica che hanno. Io ho una curiosità, perché parlavamo dei playout, ad oggi Vicovaro, Audace, Itri e Vigor per Conti sono le squadre coinvolte. Ce n'è una di queste che non si aspettava che dovesse lottare fino in fondo per salvarsi? Forse Itri, perché comunque, essendo una squadra giovane, ho sempre pensato che questi ragazzi potessero uscire fuori da questa situazione. Poi comunque all'epoca erano allenati da Marco Ardone, che è un mister che di tutto rispetto, insomma, molto bravo soprattutto con i ragazzi, e non mi aspettavo che avessero tutte queste difficoltà, sono sincero, però questo è stato un campionato strano quest'anno, si poteva vincere e si poteva perdere con chiunque, quindi alla fine poi il temperamento, il carattere, l'esperienza, alla fine poi hanno fatto la differenza in tutte le squadre.
Salutiamo il Fonte Meravigliosa che retrocede e torna in promozione. Fonte Meravigliosa lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia di promozione, ne sanno qualcosa i nostri amici di Tolfa. Per chiudere sul girone B, Marco, in prospettiva, no? Allora, noi, ripeto, noi auguriamo al Certosa di essere promossa ai playoff, ma potrebbe non esserci. Sta salendo il Valmontone dalla campionata di promozione, potrebbe scendere, non glielo auguriamo, potrebbe scendere il Pomezia dalla D, potrebbe scendere qualche altra squadra. Insomma, Colleferro, insomma, rischiamo l'anno prossimo veramente una super campionato di eccellenza nel girone del Lazio del Sud. Monte Spaccato nel girone A potrebbe, a cui auguro di aggrapparsi al play-out, anche se è ultimo in classifica in questo momento. Ci sono realtà in difficoltà, ad esempio per fortuna il Tivoli pian pianino sta uscendo fuori dalle sabbie mobili, il Monte Rotondo Scalo ha fatto un ottimo campionato ma oggi si trova a due punti dalla zona play-out in Serie D. La Serie D è un massacro, se ti distrai un paio di partite dalla zona playoff vai sotto nella zona playout, è durissima. Quindi io mi auguro che tutte le laziali invece riescano ad uscire fuori anche all'ultima curva. È chiaro che se Dino Guardi dovessero scendere realtà importanti, ha già le tante realtà importanti, sì, che si trovano in eccellenza, diventa una piccola Serie D, vince soltanto una, chi va a fare i playoff è una lotteria, perché chi va a fare i playoff è una lotteria, bisogna vedere quale regione si prende, come ci si arriva. E allora io dico sempre, come quando ho avuto la fortuna di allenare squadre di un certo livello in questa categoria, quando si organizzano squadre competitive io direi di abbassare un pochettino i budget, di cercare meno top ma di allargare un pochettino la rosa e di puntare anche sulla Coppa Italia, perché la Coppa Italia è una porta che nessuno ci parte, ma è una porta determinante, importante. E dico, quest'anno il Formia si è trovato in una situazione importante, è stato sfortunato che ha beccato il campo basso, che a mio modo di vedere, se l'avesse affrontato con la rosa al completo, lo avrebbe eliminato. Tant'è vero che il campo basso, come ha eliminato il Formia, si è subito fermato col San Marzano. Quindi aveva un nome, un blasone importante, ma io conosco il campo basso perché quest'estate, prima di andare a Vezzano, ero stato chiamato dal presidente del campo basso per andare a allenare lì. Sapevo che avevano fatto una squadra importante, ma il girone molisano non è il girone laziale, non ha quella forza e quella competitività del girone laziale. Quindi ero convinto che il Formia, se ci arrivava con la rosa al completo, poteva dire la sua e poteva eliminare il campo basso. E se avesse eliminato il campo basso, secondo me il Formia poteva andare avanti e poteva magari, perché no, chiedere anche un ripescaggio. Allora lì eravamo molto più al di dentro sul ripescaggio. Aggiungo anche che chiaramente se fosse inserito il Pomezia, nel caso dovesse retrocedere nel girone B, sarebbe inserita anche l'Unipomezia con un'altra corazzata, quindi voi immaginate che campionato che si va a prospettare. Allora, torneremo poi nel finale di trasmissione con il direttore dell'Insieme Formia, Filippo Di Marco, per continuare a parlare di questo club. Voltiamo pagina, infatti, dai nostri telespettatori che già pongono domande sul campionato, sul girone A di eccellenza. Allora, io vi svelo un particolare, perché poi insomma che va dato atto a chi capisce di calcio, non di pallone, che ci vede lungo, perché è stato un grande giocatore, è un ottimo allenatore. Allora, noi lo sapete che ovviamente anche quando prepariamo le trasmissioni poi ci sentiamo in settimana col mister Scorsini, e prima della partita Boreale Astrea, Marco, esperto di calcio, mi dice, parlando: occhio, perché la sorpresa potrebbe arrivare da Boreale Astrea, perché è una partita molto particolare. Nessuno se l'aspettava, tutti quanti pensavano che la Boreale, che veniva da 9 vittorie e 2 pareggi consecutivi, potesse fare un boccone della Strea, che dopo 5 sconfitte consecutive stava precipitando. La Strea va sul campo della Boreale d'Onorione, ieri vince 2-1 e ribalta le sorti del campionato, perché Lanzio fa 4 gol all'Indomita e si riprende la vetta. Allora, premesso che io garantisco che tu non hai la palla di vetro, da cosa nasceva questo pensiero, e soprattutto secondo te è chiuso il discorso per il primo posto? Noi parliamo sempre, ripeto, di calcio giocato, carte bollate non ci interessano. L'ha premesso che faccio il tifo per la Boreale, perché mister Granieri, oltre ad essere un allenatore preparato, è un mio caro amico, quindi
sta facendo un lavoro strepitoso e quindi il fatto che la Boreale ha subito uno stop, secondo me, pesante a 3 giornate dalla fine, non cambia la mia idea che la Boreale è la sorpresa e soprattutto ha fatto un campionato strepitoso in un girone difficilissimo. Però da dove mi nasceva il dubbio, da dove mi nasceva la paura? Dall'avversario che affrontava, ovvero una Strea espertissima, una Strea di calciatori dotati di, in una partita secca, di poter uccidere qualsiasi squadra. Lo dimostrano l'anno scorso, che sembravano in caduta libera e poi sono andati a uccidere la Ranova nella propria tana e l'hanno condannata poi alla retrocessione, al play-out, alla retrocessione. Quindi mi metteva paura la partita, perché la Strea nel turno infrasettimanale aveva perso con il Sez, dando l'idea di una squadra allo sbando, perché il Sez salvo poteva sembrare di essere una squadra allo sbando, alla 5ª sconfitta consecutiva poteva sembrare una squadra allo sbando. È lì che mi metteva un attimino paura la gara, proprio perché la Strea non poteva perdere e la Boreale aveva la grande pressione del fatto che il giovedì, nel turno infrasettimanale, l'Anzio era caduto a Vignanello e per la prima volta nella stagione aveva festeggiato 2 o 3 giorni il primato solitario. Non è stato, secondo me, semplice a livello mentale per la Boreale fare questa partita, perché aveva tutto da rimettere e così è capitato. Però non è cambiato niente, l'Anzio ha fatto il suo battendo un'indomita retrocessa, anche se poi era andato subito sotto e poi si è scatenato. È chiaro che a 2 giornate dalla fine, Anzio primo, Boreale seconda, 1 punto dall'Anzio, Civitavecchia che fa la sua partita soffrendo non poco con l'antica Aurelio, ma continua a tallonare la Boreale. Per me tutto è ancora da decidere, non è ancora deciso nulla per il primo e per il secondo posto, perché ci sono 2 partite da giocare e perché questo girone, questo campionato non ti regala niente e ci sono degli scontri diretti importantissimi e secondo me adesso la sosta forse aiuta più l'Anzio, che si è ripreso il primo posto e si può godere una sosta serena, ricaricare un po' di batterie e concentrarci sulle ultime 2 partite, che la Boreale, che sente scivolare, che si è sentita scivolare il primo posto e sente il Civitavecchia arrivare da dietro. Direttore, noi abbiamo sempre detto che se il Certosa è stata la più bella sorpresa del girone B, la Boreale, che fino a ieri praticamente era prima nel girone A, dove ci sono corazzate Anzio, Civitavecchia, Centro Sportivo Nipomezia, forse è il corrispettivo, no? Del Certosa, una grande sorpresa, una squadra che gioca senza tifosi perché ovviamente non ha questa grande rappresentanza, però insomma è lì e ancora, come dice Marco, può vincere il campionato. Ma queste sono le squadre, la dimostrazione, no? Che l'attaccamento, la tigna, la voglia di vincere, la voglia di emergere dei giocatori, dei ragazzi, a questa categoria, a questo girone anche ha fatto la differenza. Non avendo grandi nomi, non avendo grandi calciatori che hanno fatto categorie importanti in passato, hanno dimostrato che con la voglia di raggiungere gli obiettivi, con la cattiveria e con l'impegno si possono raggiungere questi risultati, quindi è lo specchio del Certosa dell'altro girone. Quando io poi dico a noi interessa solo il calcio giocato, per chi non lo sapesse, il discorso è questo, sapete, c'è incombe questa storia di questo ricorso contro Lanzio per la presunta posizione irregolare di un giocatore la prima giornata di campionato. Lanzio sul proprio profilo Facebook ha diffuso una nota anche comprensibile, invitando un po' i mass media a ponderare prima di scrivere, di dare per scontate le sentenze, di chi parla 15 punti, 16 punti, 20 punti. E io credo che a questo punto, visto che poi c'è la sosta, come diceva giustamente Marco, del campionato di eccellenza, io credo che il Comitato Regionale Giustizia Sportiva prenda una decisione in un senso o nell'altro, ma approfittiamo di questi 10 giorni che esca una sentenza o di assoluzione o di condanna, poi l'Anzio potrà rivolgersi in altre sedi, perché
perché altrimenti si crea questo stato di incertezza dove ci sono squadre che non sanno se la stagione è finita, perché ormai dopo, a due giornate dalla fine, non c'è più niente da recuperare. Faccio un esempio per tutti: la U3 Maccarese a 58 punti, in teoria se il campionato in due giornate non si ribalta non avrebbe obiettivi, però se poi fosse applicata questa condanna, come dice qualcuno, la U3 Maccarese tornerebbe sì in corsa almeno per il secondo posto. Pensate come gioca Lanzio, che è nervoso, l'avete visto a Vignanello in settimana, ha perso una partita in maniera abbastanza strana, al 93esimo tutti all'attacco e hanno preso il gol in contropiede. Ieri dopo 10 minuti l'Indomita, che non ha più nulla da chiedere al campionato, è andato in vantaggio, poi chiaramente Lanzio è più forte, ha fatto 4 gol, quindi evitiamo di trascinare magari fino all'ultima giornata di campionato questa decisione, che poi, ripeto, in Italia voi sapete che arriva una sentenza, c'è un appello, c'è un ricorso, c'è una carta bollata, c'è il TAR Lazio, c'è la Corte d'Appello del CONI, insomma vorremmo non essere qui costretti a stare qui a giugno a raccontarvi che non si sa ancora chi è arrivato primo e chi è arrivato secondo. Tu prima citavi il Civitavecchia, no? Anche ieri con grande sofferenza contro Aurelia Antica, però ha vinto, Manuel Vittorini immenso. È una squadra che forse un pochino arranca, Marco, in settimana ha vinto al 95esimo, sempre perché Manuel Vittorini è un giocatore che io dico sempre è patrimonio dell'umanità calcistica. Civitavecchia arranca, però comunque è lì. Arranca ma non molla, però arranca ma non molla, e questo è un segnale importante di forza di una squadra che è chiaro che si sente alle ultime partite, si sente di non arrivare a Dama e sta cercando in tutti i modi di entrare o dalla prima o dalla seconda porta per cercare di dare un senso a questa stagione. Ripeto, due giornate dalla fine, tutto è ancora da scrivere, non mi riferisco certo alle carte bollate che non mi interessano per niente, io parlo di campo, parlo di punti, parlo di scontri diretti, parlo di partite delicate in coda e che riguardano anche la zona alta, quindi il campionato sarà bellissimo. Ora chi lavorerà con più entusiasmo, chi ricaricherà le pile, chi avrà il gruppo compatto, chi crederà nei propri obiettivi potrà fare la differenza. Questa sosta potrà servire, secondo me non aiuta la Boreale questa sosta, perché è vero che la forza della Boreale è la non pressione, mentre in piazze come Civitavecchia la pressione fa la differenza, però secondo me c'è un po' di depressione su questa sconfitta, quindi auguro agli amici della Boreale di sentirsi importanti, perché hanno fatto un qualcosa di stratosferico, e di sfruttare fino all'ultima goccia di sangue queste ultime due partite, perché se non arrivano primi ma arrivano secondi hanno scritto la storia di questo club ugualmente. Ecco direttore, io volevo una considerazione, non tanto sul fatto specifico, perché poi noi non entriamo in merito alla giustizia sportiva, decideranno loro, però a livello generale, no, da dirigente, una squadra, è Lanzio ma poteva essere chiunque, che ha fatto un campionato splendido, che improvvisamente un giorno si legge sui giornali che è indagata per una storia particolare, in generale la dirigenza, un ambiente, una squadra, ma quanto incide avere una spada di Damocle di questo tipo sulla testa quando si va in campo, peraltro nel momento decisivo della stagione, oppure quando c'è il fischio d'inizio si dimentica tutto? Allora, mi incide tantissimo nella testa dei dirigenti, senza ombra di dubbio, perché poi dopo la fine la programmazione, tutto il lavoro che c'è dietro poi rischierebbe di essere compromesso. Per quanto riguarda la parte tecnica, credo che ogni giocatore quando entra in campo, ogni vero uomo, ogni vero calciatore quando entra in campo si dimentica tutto e gioca per vincere tutte le partite, quindi credo che a livello mentale ai giocatori possa incidere fino a un certo punto. Credo che incida parecchio alla dirigenza, perché comunque soprattutto quando non possono, come ti posso dire, sfogare le ansie sul campo come fanno i calciatori, è dura, perché poi pensi ogni giorno a 360 gradi, comunque non sei mai tranquillo, comunque pensi sempre a quello che può succedere ed è uno stress psicologico non indifferente. Ma secondo lei, sinceramente, noi al fischio finale l'ultima giornata sapremo la classifica definitiva o magari, come succede spesso in Italia, aspettiamo qualche settimana? Io credo di no, credo che la cosa vada ancora alla lunga, secondo me, per quelli che sono i tempi della giustizia sportiva e tutto quello che c'è dietro comunque.
E allora preparatevi, perché vi faremo, se sono profetiche le parole del direttore, insieme Formia vi facciamo compagnia anche a giugno, come abbiamo fatto quasi poi lo scorso anno. Allora, c'è una squadra, anzi due, ma una in particolare, che in quattro giorni, calcisticamente parlando ovviamente, si è suicidata. E sto parlando dei nostri amici del Cerveteri. Il Cerveteri si è suicidato e, come abbiamo scritto oggi sul nostro giornale online, il Cerveteri ha un piede e mezzo nella retrocessione diretta. Cerveteri è andato mercoledì sul campo dell'Indomita Pomezia, l'ultima in classifica, e con tutto rispetto però è una squadra che si poteva battere. Cerveteri sul campo dell'Indomita perdeva 2-0 dopo 20 minuti, poi alla fine ha perso 2-1, prestazione indecorosa, vergognosa di una squadra che doveva andare in campo con gli occhi della tigre, come diceva un vecchio film di Rocky. Ieri il Cerveteri ha avuto l'ennesima chance in casa col quarto municipio, vinceva 1-0, si è fatto rimontare, l'ennesima espulsione di un campionato che si sta rivelando a colpi di cartellini rossi. E adesso la classifica è pesantissima, perché il Cerveteri, se finisse oggi, sarebbe retrocesso con 9 punti di distacco dalla sest'ultima. Io capisco l'inesperienza, capisco sicuramente che una squadra smantellata a dicembre, in campo tutti i ragazzini del Borgo San Martino, con tutto il rispetto, ragazzini della promozione. Però ripeto, andare a perdere sul campo dell'Indomita Pomezia, che non ha più obiettivi, è veramente particolare. Ieri l'ennesimo stop. A questo punto non dipende neanche più dal Cerveteri la possibilità di arrivare almeno agli spareggi, perché se chi sta davanti fa 6 punti il discorso è finito. Allora Marco, probabilmente più grave del pareggio di ieri, rimediato da un quarto municipio ormai tranquillo a 10 minuti dalla fine, quella che rischia di essere veramente il punto di non ritorno, è stato mercoledì a Pomezia. Il grande dispiacere per il Cerveteri è per questo cammino in esterna, che è un disastro. E la ciliegina negativa sulla torta la mettono mercoledì, quando vanno ad affrontare una squadra retrocessa che già in casa aveva fatto 3-1, quindi non regala niente, una squadra che ha sempre lottato e onorato il campionato, e vanno ancora doppi i miei complimenti, perché sapere di essere retrocessi, lavorare durante la settimana, e non è facile né per lo staff tecnico né per i ragazzi, e scendere in campo e dare sempre il massimo è sempre motivo di applauso, di onore e di grande dignità. Ma il Cerveteri non doveva, le motivazioni del Cerveteri erano ben altre dell'Indomita Pomezia, quindi lì non poteva non portare a casa qualcosa, sapendo benissimo che davanti le dirette concorrenti corrono e che il gap degli 8 punti inizia a farsi sentire come un fardello grande. Il Cerveteri rischia clamorosamente di non fare il play out per il distacco superiore agli 8 punti. Poi la partita di ieri non era semplice col quarto municipio. È vero che il quarto municipio cercava il punticino, cercava quel qualcosina in più per stare sereno e per uscire fuori definitivamente dal mischione. Però non si può sempre pensare di scivolare all'esterno e di vincere e di fare sempre bene in casa. Può capitare che in casa non si fa bene, e se fai male in trasferta non puoi pensare di salvarti, soprattutto in un campionato difficile come è quello di quest'anno. Basta guardare il Ladispoli magari non riesce a vincere in casa, ma ha fatto vari colpi in esterna, perché io non guardo il colpo di ieri a Sezze contro una squadra che magari il giorno prima uccide la Strea e la mette in crisi, e poi 3 giorni dopo può capitare una partita non giocata in maniera super concentrata, perché poi le motivazioni fanno la differenza. Ma il Ladispoli nelle ultime gare ha vinto in casa del Centro Sportivo Primavera, e in quel momento il Centro Sportivo Primavera si stava giocando il secondo posto, quindi tanto di cappello, e vincere a Sezze non è mai semplice su un campo molto molto grande, erboso, dove la Ladispoli non è abituata a giocare. Quindi il Ladispoli nelle difficoltà ha cambiato passo, non è riuscito in casa ma l'ho fatto in trasferta, e questo cambiare passo forse gli darà la forza alla Ladispoli di non giocare il playout per il vantaggio che ha sui punti, sui famosi 8 punti.
per fortuna del Cervetri, ovviamente per sfortuna del Nettuno. Il Nettuno è un'altra squadra, la seconda che dicevo che ieri si è suicidata, che il Nettuno vinceva alla fine del primo tempo 2-0, sta vincendo 2-0 sul campo dell'Unipomezia. Per il Nettuno sarebbero stati 3 punti di salvezza, andava a 40. Poi l'Unipomezia, quando, gli dico sempre, quando fa l'Unipomezia può fare qualsiasi cosa, vince 3-2. Ecco Marco, a questo punto, anche guardando il calendario, forse il Cervetri, che quando si riprende il campionato ha una trasferta terribile sul campo della U3 Maccarese, Cervetri deve farla, provare a fare la corsa almeno per, sul Nettuno. Gianni, no, il Cervetri deve fare la corsa su se stesso, il Cervetri deve fare 6 punti se vuole evitare di retrocedere direttamente, e 6 punti ad oggi li vedo duri. Poi nel calcio, da tifoso del Cervetri me lo auguro, ma va a giocare contro una delle peggiori squadre di questo girone, che non c'ha un obiettivo, e è quello di fare più punti possibili fino alla fine del campionato, perché c'è questo punto interrogativo benedetto su questa stagione. Quindi è chiaro che la V3 Maccarese, andare a fare il risultato in casa della V3 Maccarese in questo momento lo vedo un'utopia, però il calcio è bello perché ci sono le sorprese, e auguro di tutto cuore al Cervetri di regalarsi la prima vittoria, anzi la seconda, perché la prima la fece a Vignanello, di regalarsi un qualcosa di strepitoso che gli possa garantire perlomeno di poi di giocare in casa col Fiano Romano, che l'ultima in casa dovrebbe essere retrocesso, e di vincere anche quella partita e di recuperare punti e perlomeno di andare a fare play-out, perché sennò sarebbe veramente un vero peccato scendere in promozione senza giocarsi il play-out. Marco, ha toccato il discorso Accademia Ladispoli, che era fatto una grande comunque impresa andando a vincere a Sezze. Mi permetto soltanto di aggiungere una cosa, che ieri ha segnato il gol decisivo Alessio Teti. A qualcuno che da un po' di settimane diceva che il rimborso, lo stipendio, chiamate come volete, dato Alessio Teti erano soldi buttati, c'è chi ventilava altri tagli dopo quello che ci ha raccontato Di Curzio nei nostri studi. Io dico sempre, imparate a capire di calcio. Alessio Teti è un giocatore che magari non tocca il pallone per tutta la partita, ma poi come ieri calcio d'angolo, colpo di testa, gol. E la Dispoli fa 3 punti pesantissimi. Quindi ecco, prima di criticare i giocatori che hanno anche una storia e un passato, io rifletterei bene la Dispoli, che domenica, poi ne parleremo poi in serie di pronostico, che domenica riceve un bruttissimo, bruttissimo cliente quando riprende il campionato, ovvero la Boreale. E poi chiuderà sul campo dell'Astrea, lì sarà una partita molto particolare perché dipenderà dalla classifica soprattutto dell'Astrea. Prima parlavamo, direttore, toccando il tasto del Nettuno che si è calcisticamente suicidato, dell'Unipomezia. Allora, l'Unipomezia, noi anche in questa trasmissione a settembre lo dicevamo, che se dovevamo scommettere un euro su chi avrebbe vinto il campionato, il girone A, eravamo tutti per l'Unipomezia. Grande squadra, grande acquisto, retrocessi dalla D con voglia di rivalsa, anche perché i cugini del Pomezia erano saliti invece al loro posto in Serie D, un ottimo allenatore come il mister Scudieri. Ecco, se il Colleferro è il grande mistero del girone B, l'Unipomezia è il grandissimo mistero del girone A. Allora, quando si costruisce una rosa da zero, bisogna avere l'intelligenza di capire che ci vuole del tempo, anche se ci sono giocatori importanti che comunque sono degli investimenti importanti per la società. Bisogna avere la pazienza, la calma di aspettare sia il lavoro dell'allenatore e di aspettare il rendimento dei calciatori. Molto spesso capita, come credo che sia successo quest'anno all'Unipomezia, per avere fretta si esonera l'allenatore, si va a non far stare tranquilli determinati giocatori, si perde tempo e si perdono punti. Se secondo me l'Unipomezia avesse avuto da subito un po' più di pazienza nell'aspettare il rendimento di qualche giocatore, nell'aspettare il lavoro dell'allenatore, che secondo me è un signor allenatore, secondo me potevano fare molto molto di più. Purtroppo, da quello che sto vedendo anche ultimamente, fanno difficoltà anche in quest'ultimo periodo a fare punti fuori casa, che questa è una, diciamo, un piccolo difetto che ha questa squadra. Ma non si può mettere in dubbio il lavoro di, secondo me, di Raffaele Scudieri, e non si possono mettere in dubbio i giocatori che fanno parte della rosa dell'Unipomezia. Evidentemente qualcosa non è andato come doveva, ma sinceramente mettere in discussione determinate cose non si sbaglia, secondo me, ecco.
È veramente surreale che l'Unipomezia sia l'unica squadra di questo girone che non ha mai vinto in trasferta, insomma. E questo è il problema, fondamentalmente è una cosa che si portano dietro da più di qualche partita e non è stata ancora trovata, non è stato ancora trovato il rimedio. Ormai ci siamo, il campionato è finito, però magari, visto, se inizialmente si fosse ragionato in maniera diversa, magari dando un po' più di fiducia all'allenatore nel momento di difficoltà, con un po' più di tranquillità, forse poteva trovare la soluzione prima, ecco. Facciamo i complimenti, Marco, a questo splendido Campus Eur e anche alla Polisportiva Cimini, che si sono di fatto quasi tirati fuori. Beh, a mister Scarfini, al direttore Caterini, alla società del Campus Eur vanno i miei complimenti, ma ho cercato sempre tra le righe di esortarli, perché sapevo benissimo sia il mister che il gruppo del Campus Eur una squadra molto forte, e le 4 vittorie consecutive ottenute nelle ultime 4 gare testimoniano che nel momento decisivo è uscito fuori la qualità e l'organico e l'esperienza del mister, quindi veramente bravi. Anche se il Campus era partito per altri obiettivi, però poi quando ti trovi là sotto è dura uscire, e quindi è importante che il Campus perlomeno quest'anno eviterà i play-out e si salverà direttamente per poi programmare la prossima stagione. Sulla Polisportiva l'ho sempre detto, la rosa della Polisportiva non me ne voglia nessuno, non è la rosa né dell'Indomita, né del Fiano, né del Falasche, né dello stesso Cervederi, né dello stesso Nettuno. La rosa della Polisportiva Cimini è una rosa di qualità, una rosa importante, una rosa strutturata. Fare punti a Vignanello ha pagato dazio, le grandi hanno tutte pagato dazio. Se non sbaglio, pure il centro sportivo di Primavera 3-0 perso a Vignanello, quindi a Boreale ha perso a Vignanello, l'Anzi ha perso a Vignanello. Io penso che i Cimini, non è come dice mister Puccica che giocano meglio con le prime, i Cimini sono una top, fino allo scorso anno i Cimini erano una top di questo girone e la mentalità è quella. Poi possono cambiare gli allenatori, possono cambiare i calciatori, ma la mentalità è sempre una mentalità da big, e la qualità di questa rosa ha fatto sì che i Cimini hanno fatto la voce grossa soprattutto in casa, perché poi con le piccole hanno sempre sofferto e perso, quindi questo testimonia quello che dico io, loro si sentono una big e quest'anno è stata la classica annata no, e magari l'anno prossimo potranno riprogrammare e costruire un'altra rosa magari migliore per poter ripartire ancora meglio. Allora, io ringrazio sempre il storico Bar Delfini in via Paolo Azziello Rispoli che ci ospita, i nostri studi televisivi. Allora, direttore, lei ci segue, sa che c'è il famoso ormai da 66 puntate rito delle brutte figure, ovvero i pronostici delle partite che verranno. Noi quest'anno qualcuno la prendiamo, qualcuno il profeta qualche volta ci azzecca anche prima, quindi allora parto dal girone A. Si torna in campo il 30 aprile, domenica 30 aprile. Allora, ci sono partite che possono dire molto in testa alla classifica, sicuramente, forse è una delle più belle, delle più combattute, perché lo scorso anno si sono affrontate 42 volte tra Coppa, Campionato e Coppa. Che partita si aspetta Polisportiva Cimini Civitavecchia, considerando che i nerazzurri hanno solo un risultato? Ma io 2 Civitavecchia. Secco. Credo che sia l'ultima spiaggia e piazze del genere, quando è il momento della difficoltà, comunque tirano sempre fuori gli artigli, quindi credo che vadano a vincere. Voi sapete, io le patate bollenti a chi le do sempre, che è al mister Scorsini. Qui ce ne sono un paio di patate bollenti, Marco. Partiamo da quella che forse è la partita più bella adesso, al di là di tutto, perché vanno in campo 2 squadre con fortissime motivazioni. Che ti aspetti dopo la sosta, che non è indifferente come variabile, è Accademia La Dispoli Boreale? Allora Gianni, prima di rispondere a questa domanda, so che un tifoso del Civitavecchia mi ha fatto una domanda particolare e volevo un attimino rispondere, perché altrimenti cambiamo situazione e sembra che non voglio rispondere alla domanda che mi è stata posta. Una bella domanda. È vero che anch'io ho letto di situazioni interessati e di addirittura il patron Camilli
interessato alle sorti del Civitavecchia Calcio. Io dico che allo staff tecnico e ai calciatori quello che sarà il futuro a livello societario a oggi non interessa nulla. Io dico che sia lo staff tecnico che i calciatori sono concentrati sul momento, sono concentrati sull'obiettivo. L'obiettivo quest'anno era la Serie D, che sia stato primo posto o playoff, l'obiettivo è quello. L'obiettivo non è sfumato, anzi c'è ancora da giocare e secondo me tutti saranno concentrati per questo unico obiettivo. Poi quando l'arbitro fischierà la fine, quando ci sarà il verdetto definitivo di questo campionato, quello che succederà a livello societario, questo è un altro paio di maniche. Ma io posso garantire da tecnico e da ex calciatore che in questo momento né mister Caputo né i calciatori sono distratti da queste voci, sono solo attratti da queste due partite, da queste due finalissime, e il Civitavecchia, come dice il direttore, ha una partita delicata a Vignanello e sono sicuro anch'io che andrà a vincere a Vignanello. La domanda era di Claudio Mulas, se ho letto bene, che ringrazio. Allora, torniamo alla patata bollente, peraltro mi permetto di aggiungere che se l'imprenditore Camilli acquistasse il Civitavecchia sarebbe il salto di qualità per questa società. Leggete la storia di Camilli come dirigente, veramente una persona che non esagero a dire che se prendesse il Civitavecchia in 3 anni questa squadra probabilmente la porta in Serie C, quindi parliamo di un dirigente di alto livello. Sarebbe bello per il calcio del nostro territorio avere simili dirigenti. Allora, tu, è inutile che svigoli la patata bollente. Allora, Accademi La Dispoli Boreale, partiamo da una considerazione, Marco: il pari forse un po' alla Dispoli serve, sicuramente non alla Boreale. No, la Boreale non può servire perché il Civitavecchia va a vincere a Vignanello, sono convinto. Quindi la Boreale ha un solo risultato, è vincere alla Dispoli. Il La Dispoli, anche per la distanza, per cercare di non giocare il play out e di salvarsi direttamente, non deve perdere. Quindi è una partita difficile, qualsiasi risultato mi faccio nemico la mia città e mi faccio nemico gli amici della Boreale. Io dico 2. Partita complicata, partita anche bella, auguriamoci che ci sia una grande cornice di pubblico allo stadio Angelo Sale. Peraltro, quando si arriva poi in prossimità della fine del campionato, si iniziano a avere i cosiddetti match ball, no? Allora, tanto per farvi capire, se la Dispoli, e può succedere, dovesse battere la Boreale e il Cerveteri, non glielo auguriamo, dovesse perdere sul campo della V3 Maccarese, la Dispoli sarebbe matematicamente salvo e il destino del Cerveteri dipenderebbe poi dal risultato del Nettuno. Ecco, direttore, Nettuno Vissezze, squadra disperata contro squadra che ormai è tranquilla e va in campo forse più per onore di firma che per altro. Che si aspetta? Ma faccio il tifo per il Nettuno, perché senza nulla togliere alla Vissezze, che ho tanti amici lì, tra l'altro sono stato anche un giocatore anni fa della Vissezze, però diciamo che in questo momento loro, raggiungendo la matematica salvezza, mentalmente sono più tranquilli e in questa partita fa la differenza la motivazione, e io penso che il Nettuno faccia la partita della vita. Poi gioca in casa, è un campo difficile quello, perché noi l'abbiamo affrontato in Coppa Italia in semifinale e sicuramente non è facile per la Vissezze, quindi credo che l'orgoglio, la motivazione e la cattiveria agonistica dei giocatori del Nettuno facciano la differenza. Per Nettuno vale lo stesso discorso dell'Accademi La Dispoli: nel caso di sconfitta del Cerveteri sul campo della V3, se il Nettuno vince è matematicamente salvo, perché andrebbe a 12 punti di vantaggio a una giornata dalla fine, quindi al massimo il distacco potrebbe essere ridotto a 9 punti, quota che garantisce la salvezza diretta. Un'altra partita, Marco, che sulla carta fino a un po' di tempo fa sembrava tranquilla, ma non lo è, anche perché, ripeto, in settimana potrebbe arrivare anche qualche notizia, è la trasferta che si fa a Lanzio in casa del quarto municipio. 2 fisso senza nemmeno parlare. Lanzio si è ripreso il primo posto, Lanzio non ci saranno più sorprese, tocchino ferro i dirigenti del Lanzio, ma non possono più scivolare, quindi la forza di una squadra che vede la Serie D, che non ha da tanto tempo ad Anzio, un patron Rizzaro che è la storia di questa società
e ha portato Lanzo in Serie D, si è ritrovato in eccellenza, ha la possibilità di riportarlo in Serie D anche con spese intelligenti, anche con una valorizzazione di calciatori locali. Vanno veramente i miei complimenti, quindi dico che Lanzio va a vincere a quarto municipio 2. Altra squadra che è il Matchball è sicuramente la Strea, direttore, che va in casa del Fiano Romano, che ormai è disperato, penultimo in classifica, 24 punti. La Strea, secondo lei, chiude il discorso domenica? Sì, secondo me sì. Anche questa è una grande piazza, è una grande società che ha una storia importante, quindi credo che vadano a vincere assolutamente in trasferta. E per anche perché vincere la Strea vincendo a Fiano Romano involontariamente libera di stress la Dispoli. L'ultima partita c'è la Strea, la Dispoli. Qualora la Dispoli perdesse in casa con la Boreale, la Dispoli potrebbe andare a cercare la vittoria in casa della Strea, che a quel punto sarebbe salva per non fare per la distanza dei punti e non fare il play-out. E a proposito di play-out, l'ho lasciata per ultima perché, ripeto, sulla carta non c'è storia, però il calcio è bello perché poi ci insegna che tante, qualche volta Davide riesce a battere Golia, come si dice, no? Ecco, V3 Maccarese Cerveteri, Marco, se usiamo la logica... Gianni, se usiamo la logica non c'è partita, però il presidente Persi sa che stimo molto la sua società, sa che stimo molto il suo lavoro, il lavoro del mister Manelli e dei calciatori. Il mio cuore lì è verde-azzurro e ci vorrebbe un miracolo. Io parlo di miracolo di campo, ci vorrebbe una vittoria del Cerveteri, so che parlo di utopia, però il calcio mi ha insegnato che mai niente è scritto. È chiaro che se parliamo di valori di squadre non c'è partita. Le motivazioni del Cerveteri devono essere talmente tante che deve cercare di fare un miracolo, quindi anche per simpatia e anche per stimolo provo a fare un pronostico difficile, dico X. E sarebbe oro colato per il Cerveteri. Ultimissimo pronostico del girone A, direttore, è l'ultima occasione questa, anche favorito dalle statistiche, parlo dell'Unipomezia di vincere almeno una partita in trasferta, va in casa del Falasca Lavigno che, salvo miracoli, ormai è retrocesso, potrebbe essere la volta buona? Sì, sicuramente faranno una grande partita, quindi non ho dubbi, vinceranno sicuramente l'Unipomezia. Allora, ci salutano anche da Civitavecchia, Alfredo Zacchè, che io saluto, che è il nostro fedele telespettatore che tu conosci. Sì, no, lo saluto, so che i tifosi del Civitavecchia ci seguono, io ce l'ho nel cuore questa società e per me quell'anno è stato come vincere un campionato, quindi se il Civitavecchia è a questo livello... Forse c'è anche una piccola parte di me e quindi quell'anno è stato fatto un miracolo e questi colori nerazzurri li porterò sempre nel cuore. Allora, solo degli amici di Civitavecchia che ci seguono con affetto. Pronostici anche del girone B. Qui diciamo che poi sono due o tre le partite interessanti che possono decidere. Allora, innanzitutto quella più importante. Certosa Terracina, difficilmente la squadra del mister Russo fallisce gli appuntamenti. Ma credo che sia un risultato scontato, Certosa non vuole lasciare nulla al caso, quindi poi giocano in casa, in casa sono ancora più quadrati, quindi sarà 1-1. Il Sora, che sarà sicuramente, conoscendo per mister Ciardi, che saluto e ringrazio, è stato gentilissimo con noi mercoledì durante l'intervista, il Sora andrà un po' arrabbiato sul campo della Luis dopo la sconfitta interna? Beh, io penso che le energie profuse quest'anno in tutti i record, per tutti i record e per tutto quello che ha scritto il Sora siano sotto gli occhi non solo del nostro calcio regionale ma di tutto il palcoscenico proprio dilettantistico. Non regala niente il Sora, quindi sicuramente cercherà di, so che stanno cercando di migliorare ancora il punteggio finale, quindi sicuramente non ci saranno regali per nessuno e penso anche qua farà la voce grossa il Sora 2. Voi dell'insieme Formia saluterete i vostri fantastici tifosi con il Gaeta.
Per me questa è, per me, per tutta la società, per tutta la tifoseria, questa è una partita importantissima e i ragazzi devono fare di tutto per portare a casa un risultato positivo. Sono rimaste due partite, sono rimasti due derby e daremo l'anima per fare il meglio possibile in queste due partite. Lo dobbiamo ai tifosi, lo dobbiamo alla nostra società e a tutto l'ambiente, perché comunque meritano di avere questa gioia e questa soddisfazione. Peraltro stanno arrivando dichiarazioni di amore da parte dei tifosi del Civitavecchia al mister Corsini, ancora Claudio Mulas, che lo ringrazio per la frase che ha detto nei confronti del mister. Io ricordo sempre, a Civitavecchia li ha presi in coma e li ha portati a nuova vita in quel meraviglioso campionato. Allora, io come ho detto, ultimissima parte la dedico, come abbiamo fatto all'inizio, al nostro direttore Filippo Di Marco, direttore sportivo dell'Insieme Formia, che abbiamo celebrato per quella splendida vittoria in Coppa Italia, perché è una squadra che ha una tifoseria importante. Ecco, io, lei sa che noi facciamo sempre una domanda alla fine ai nostri ospiti, e questa volta, ripeto, è una trasmissione ancora più bella perché il direttore si è fatto 2 ore e mezzo di macchina per essere qui con noi. Noi trasmettiamo in diretta, come sapete, dalla Dispoli. So che ha fatto dei sacrifici per essere con noi, e quindi veramente questo è l'attestato sia di stima e di simpatia, ma anche proprio riconoscimento per noi che cerchiamo di dare spazio a tutte quelle realtà, ripeto, che stanno fuori dal raccordo anulare, perché il calcio dilettanti non finisce a Roma. Alla linea, direttore. Voi, dopo la vittoria della Coppa, avete fatto giustamente anche il giro di vari emittenti, avete insomma celebrato, no, questo traguardo. Questa nostra trasmissione, questa è la domanda canonica, vista da questa parte, com'è? Come si è trovato con noi? Ah, benissimo, ho detto, è stato un piacere essere qui con voi oggi, parlare di calcio e confrontarmi con voi. Siete stati delle persone disponibilissime, accoglienti, e a nome di tutta la società vi ringraziamo per la visibilità che comunque ci avete dato e per l'ospitalità. Chissà, magari un giorno riusciremo a portare anche il patron come ospite e farvi anche questo regalo che sicuramente apprezzerete. Allora, io ringrazio veramente il direttore sportivo dell'Insieme Formia, Filippo Di Marco. Ecco, che dire, ma come sempre in conclusione noi tiriamo le somme. La presenza di un ospite così importante, di una società così prestigiosa, grazie veramente al presidente, al club, all'addetto stampa dell'Insieme Formia, conferma che dopo 66 puntate, piano piano, siamo sempre sulla strada giusta. Sì, per noi è un motivo di vanto e di orgoglio. Ringrazio di cuore la società Insieme Formia, ringrazio di cuore il presidente, l'addetto stampa, il direttore che si è fatto tanti chilometri e soprattutto i tanti tifosi del Formia che oggi ci hanno seguito, ma che ci seguono sempre. Quindi questo significa che siamo riusciti quest'anno a entrare anche dentro tutte le case del girone B di eccellenza. Che il prodotto lanciato è un prodotto pulito, è un prodotto attento, è un prodotto di qualità, dove cerchiamo sempre di mettere in evidenza le società che stanno facendo grandissimi sacrifici e che si mettono alla ribalta di questo campionato durissimo di eccellenza. E soprattutto penso che la nostra regione è veramente un fiore all'occhiello proprio sotto il profilo della qualità in tutta Italia. Grazie allo storico Bar Delfini in via Paolo Azzia alla Dispoli che ci ha ospitato, grazie alla nostra fantastica regista Felicia Caggianelli, all'assistente alla lavagna ormai ribattezzata così Carla. Grazie a Marco, che ritroverete con me se Dio vuole la prossima puntata, e soprattutto grazie all'Insieme Formia, grazie direttore, e veramente in bocca al lupo per questa splendida società e per i vostri meravigliosi tifosi che ci hanno seguito in tantissimi. Grazie a voi perché eravate veramente tanti, grazie direttore. Buonasera, grazie a voi dell'ospitalità.